mandiamo in archivio anche questa pagina, non tra le migliori che il pugilato ha proposto nel 1991, e vediamo di spigolare invece tra le curiosità. Ecco, un paio di episodi abbastanza curiosi. Vediamo un po' quello che è successo il 18 marzo sul ring di Las Vegas. Era la stessa riunione dell'incontro tra Tyson e Ruddock numero 1. Ecco, qui campionato del mondo dei pesi welter, Simon Brown, Maurice Blocker. Un bellissimo incontro tra due pugili, tra l'altro molto amici. Due buoni pugili, ah sì, sono molto amici. Molto amici, vivono a pochi chilometri di distanza, vanno spesso al cinema insieme. Ecco. Sono due buoni pugili, tutti, sì, e due. Tutti e due. E c'è stato questo Simon Brown che alla fine è più potente, Blocker è miglior tecnico. Ecco, l'aspetto più curioso viene tra poco, dopo la conclusione del match. Qui siamo nella decima ripresa. È un incontro bellissimo, tra l'altro, in cui Blocker era in vantaggio ai punti e poi c'è il KO tecnico decretato da Mills Lane. Come lavorano sotto, bene, vede. Non abbiamo più. Ecco, qui c'è l'abbraccio tra i due pugili. È che non si riesce a capire chi è più triste dei due. Don't worry about it, cioè dice non preoccuparti di aver picchiato un amico, ecco, gli dicono all'angolo. Sta quasi piangendo Simon Brown. Ecco, questo invece è un altro match, Riddick Bowe contro Elliot Tillery. Qui c'è Bowe che mette al tappeto Tillery. Attenzione a quello che succede. Finisce. E invece è un match fuori programma anche a base di calci. Ah, finita la ripresa. Sì, 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 finito il round. Hanno fatto poi la rivincita qualche settimana fa, ha vinto Riddick Bowe per KO tecnico alla quarta ripresa. Il match si è concluso al primo round per squalifica di entrambi. Non so, credo che abbiano squalificato solo Tillery, che forse è quello che ha cominciato. Anche quello meno. Ecco, vincitore per squalifica, ecco. Ora, a parte la curiosità dell'episodio, che è abbastanza divertente, questo Riddick Bowe viene molto pubblicizzato. Io l'ho visto alle Olimpiadi e l'ho visto vincere, dopo aver avuto una paura, dimostrato paura e limiti contro un russo. E poi in finale proprio inesistente contro Lennox Lewis, che forse non è neanche è un buon pugile, ma non è forse nemmeno un fenomeno. Quindi a me è sembrato Lewis, un pugile... No? Com'è? Ha vinto Lennox Lewis. Lennox Lewis per KO tecnico alla seconda ripresa alle Olimpiadi, che era quasi un abbandono. Ecco. Ora questo Riddick Bowe mi ha dato proprio l'impressione di essere uno con poco cuore. Peraltro finora ha incontrato tutti avversari facili e quindi sta vincendo per KO. Io ho molte riserve. Gli americani ci credono, non lo so. Fanno finta di credere. Perché è business. Bene, siamo arrivati all'angolo del pugilato italiano. Pugilato italiano che naturalmente la situazione è quella che è, non brilliamo, abbiamo tre campioni del mondo, insomma, in questa situazione, cioè con questa ricchezza, vero, di titoli mondiali a disposizione, insomma c'è gloria anche per alcuni dei nostri pugili. Ecco, diamo un'occhiata a Gianfranco Rosi. Gianfranco Rosi ha difeso il titolo tre volte durante l'anno, quindi insomma... Questo è contro Battista sul ring di Perugia il 21 novembre. In precedenza aveva battuto Glenn Wolf ad Avezzano e ancora prima Ron Admundsen a Saint Vincent. Ora, secondo me, Branchini, Rosi è ammirevole perché all'età ormai rispettabile di 34 anni riesce ancora a dimostrare una validità atletica. Ecco, sulla validità pugilistica io ho molte riserve. Se non voglio metterla in difficoltà perché lei è stato il suo manager. No, io non sono mai stato il suo manager e me ne vanto. È stato mio figlio, Giovanni. Ecco, io facevo un po' di confusione. Voglio dire, no, lui è un pugile molto coraggioso che si prepara scrupolosamente, che sotto un certo profilo merita i successi a catena che continua a ottenere.
Ecco, qui cambiamo un attimo argomento, poi però parleremo dei pugili italiani. Abbiamo Maurizio Stecca contro Driscoll, Jim Driscoll, che insomma non era proprio uno sfidante troppo pericoloso, era il numero 4 nelle classifiche inglesi, ma di colpo la WBO l'ha messo tra i primi 10, perché si possono fare queste, si possono fare. Sì, queste. Le fanno tutte, le fa anche la, anzi. Ecco, Stecca aveva conquistato il titolo in gennaio sul ring di Sassari contro Reyes, poi aveva battuto Salas a Montichiari. E qui non ha avuto troppi problemi, ecco. Confesso che non l'ho visto questo match. Ecco, c'è Driscoll, mi pare che non ne voglia più sapere ed abbandona. Qui c'è Sumbu Kalambay in difesa del titolo europeo contro un pugile jugoslavo di qualità insufficiente. Sì, secondo me, sì, di è qualità. È stato un discreto pugile 10 anni fa. Match che si è svolto ad Ancona 14 novembre, KO tecnico alla quarta ripresa. Ecco, qui c'è l'arbitro che decreta il KO, mi pare, eh? Ah, ecco, sì, sì. Ferma il match, mi sembra. Sì, sì, sì. Ma perché? Ecco, ci sono state molte polemiche, sembrava che ci fosse una evidente superiorità da parte di Kalambay, ma no, non c'erano gli estremi del KO tecnico nel momento in cui è stato decretato. Io in questi casi dico sempre che preferisco l'arbitro che esagera in questo senso. Anch'io. All'arbitro che esagera nell'altro senso. Ecco, questo è l'ultimo episodio, perché la stagione del pugilato italiano poteva concludersi, almeno dal sottopiano dell'importanza, con la sfida di Damiani ad Holyfield ad Atlanta. E poi si è verificato l'incidente, ecco qui queste immagini di Damiani sofferente in palestra, con questa caviglia che peraltro anche in passato gli aveva... Lei era là quando è successo? No, non ero ancora là, stavo partendo, ecco, ho fatto tempo a non partire. Non è una novità, però insomma durante la carriera professionistica era successo solo, ma era caldo, era in pieno combattimento nell'ottava ripresa dell'incontro con James Brown da Bologna. Non così grave evidentemente, perché ha potuto finire il match, però è andato in dolore insomma. Però durante la carriera professionistica, almeno a me non risulta fosse mai successo niente. Però da dire tante è successo diverse volte. Ecco, io ho trascurato per mancanza di immagini nell'elenco dei pugili italiani in possesso di un titolo mondiale Mauro Galvano. Ecco, ora io obiettivamente credo di dover dire questo. Se ci fosse un solo campione del mondo per ogni categoria di peso, l'Italia non avrebbe nessun campione del mondo. Questo è il mio parere, non voglio forzare la sua opinione. No, cioè né Maurizio Stecca, né Mauro Galvano e neanche Gianfranco Rosi, secondo me, sono i migliori nelle loro categorie di peso. Certo, adesso con queste possibilità... No, può capitare in determinate circostanze che ci sia uno spiraglio, che da quello spiraglio si riesca ad avere sufficiente luce, però... Normalmente ci dovrebbe dire che non sono i migliori in linea di massima, non sono i migliori in assoluto insomma. Ma nella categoria di Rosi c'è Terry Norris, ecco, per esempio, che abbiamo detto prima forse non è un fenomeno, ma insomma, che lo vuole incontrare, che dire che lo hanno sfidato. Ma lui dice che lo vuole incontrare, ma non credo che glielo faranno, non credo che lo non credo che lo incontrerà, non ci sono neanche i presupposti economici, ecco, mi pare, per una sfida Norris che negli Stati Uniti, se è venuto Norris a combattere a Parigi contro Castro, vuol dire che non ha protezioni organizzative particolari, mi sembra, ecco. Rosi giustamente al punto in cui è nella carriera vuole monetizzare. Quindi chiede una grossa, bene, sì, certo, indubbiamente chiede una grossa borsa, non mi pare che ci siano i presupposti. Comunque, senza essere un fenomeno, questo Norris è più vivo, più insomma, mi sembra più vivace, ecco, mi sembra è in definitiva migliore.
Abbiamo visto prima, non so, lo stesso Maurizio Stecca, ecco, qui non voglio metterla in difficoltà, ma insomma Maurizio Stecca contro un pugile come Dorsey, come Medina, ecco, non lo vedrei favorito, ecco, se mi consente. Ma io non lo vedevo favorito neanche contro Spinosa, pure me l'hanno fatto fare per forza, per queste ragioni me ne sono venuto via da questo ambiente, perché non puoi più fare bene il manager. Stecca è un buonissimo pugile, mica sto dicendo che è un brocco, che può dire che è un brocco Maurizio Stecca? È un gioiellino, però entro certi limiti può fare un, ecco, dicendo carriera. Gioiellino, lei ne definisce un pochino anche i limiti, ecco, mi pare, sì, con questa definizione, sì, generosa, limiti, elegante. Sì, ma insomma è così, insomma. D'altra parte ha vinto un'Olimpiade, dove non si vince per sbaglio. Raccomandazione, non si vince per sbaglio. E fra i migliori pugili, certamente io non lo confonderei con certi altri campioni del mondo, specialmente quando è diventato campione del mondo. Adesso gli anni un po' passano anche per lui, ormai comincia a avere 27-28 anni, 28-29 poi ha cominciato anni. Presto? Certo, presto, poi non è nato atleta, si è costruito, ha dovuto lavorare molto per potersi fare, ha fatto continuamente del potenziamento, tutte fatiche in più che secondo me, in ogni modo, dei pugili come Maurizio Stecca ce ne vorrebbero 5-6 per ogni categoria, poi non andrebbero mica male. Bene, per il momento ci fermiamo di nuovo qui, lasciamo un po' di spazio alla pubblicità, poi ancora di pugilato, un angolo anche per gli arbitri, questi che sono protagonisti, che qualche volta magari vengono in ballo soltanto magari in situazioni così difficili, sempre, quasi sempre criticati, quando arbitrano bene nessuno ne parla. Molto difficile il lavoro dell'arbitro. È molto difficile, bisogna decidere in fretta, questo mi pare che è un pochino anche il problema, non so, al limite voglio dire, senza volere così vantare meriti particolari, è un pochino il problema che abbiamo noi telecronisti, di dover decidere in fretta. Ecco. Si capisce. Io alle volte mi trovo a commentare altri sport e sono molto più facili, non c'è il bisogno di esprimere un giudizio con la stessa rapidità, e a maggior ragione ovviamente è difficile il lavoro dell'arbitro. Comunque, ecco, vediamo tra i problemi arbitrali dell'anno, ne abbiamo appena parlato prima, comunque Richard Steele, Tyson Ruddock, ecco qui. Di nuovo riproposto, proprio questa volta dall'angolazione arbitrale. Ecco, avete visto immediatamente Steele, che tra l'altro è stato medio massimo. Io ho trovato sul Nat Fleischer il record di Richard Steele, pugile medio massimo negli anni, all'inizio degli anni 70, 71, 72. Ha fatto una decina di incontri e aveva 8 vittorie, un pari e una sconfitta, insomma. Ecco. Medio massimo che quindi ha quello che i francesi chiamano le physique du rôle. Ecco, qui c'è viceversa Mills Lane. Ecco, Mills Lane secondo me non ha il fisico per arbitrare tra pesi massimi, perché è piccolino, sia pure molto energico. No, è bravo. Sì, sì, è bravo, qui è bravo perché sceglie, cioè abbiamo detto prima, forse poteva non contare Holyfield, certo. Ma io credo che abbia ragione, che lo abbia, non dico voluto aiutare, ma in un certo senso... Ma non è un bidone, non è un... Però è Atlanta, ecco. In un match, una difesa volontaria ed un match... Ecco. E poi secondo me è stato molto tempestivo nella settima ripresa a fermare l'incontro, perché insomma con un picchiatore come Cooper magari qualche altro arbitro poteva essere tentato di dire diamogli ancora una chance, e di dargli ancora una chance voleva dire fargli prendere ancora dei colpi. No, a quel punto. Ma è molto bravo Mislay, anche Richard Steele, per me è uno dei migliori... Ci siano. Oh, qui invece versa c'è un altro arbitro, Larry Rozzadiglia, che secondo me induce Loreto Garza a subire una punizione eccessiva contro Edwin Rosario. Garza ormai qui era finito, si combatteva a Sacramento. Rozzadiglia ha arbitrato Stecca a San Juan di Porto Rico contro Callecas. Sì. E lì tra l'altro Rosario, che sicuramente è un pugile nella fase discendente della carriera, ma è un picchiatore che non ha perso il vizio di picchiare, e c'è stata una specie di via crucis. Ecco, qui c'è l'arbitro Roy Francis, l'arbitro dell'incontro tra Eubank e Watson. Ecco, quindi insomma nella pagella dei bravi Richard Steele e Mills Lane, ecco, nella pagella dei cattivi, sì. Ecco, Larry Rozzadiglia e Roy Francis. Sono d'accordo con lei. Ma anche come valore assoluto i quattro arbitri si differenziano molto, sì, beh, certo. I due americani dagli altri due. Anche quando ferma poi il match lo fa in modo poco convinto, convinto, cioè non esprime la sicurezza, poco convinto, ecco.
Vede, vede che è lì circa, e poi finalmente, cioè in due o tre momenti ha avuto la sensazione. Io avevo voluto che andasse in terra, allora magari gli risolveva, gli risolvevano i problemi. Sono così. Adesso un'altra, questa qui è una cosa un pochino divertente e poi in un certo senso è una conferma, perché la scelta è uguale a quella dell'anno scorso. Io lo chiamo l'André Agassi Award, cioè il premio André Agassi per il pugile che dimostra meno gusto nell'abbigliamento. E la conferma è quella di Jorge Páez e di Héctor Macho Camacho. Ah beh. Insomma. Sì. Beh, ma Páez faceva il saltimbanco. E lo fa ancora. Sì. Sono cose che in America si possono fare. Sì, qui non te le fanno fare. Qui non te le passano mica. Vedi la gente come si diverte. Qui ha cambiato abbigliamento, insomma il gusto è sempre quello, eh? Ah sì. È il circo. Sì, sì. I pantaloncini sembrano molto lunghi. Sì, anche larghi. Anche quell'uomo d'angolo che abbiamo visto, qui è Camacho, ecco qui, altra versione. Quindi André Agassi Howard, ecco, guardate i pantaloncini di Camacho. Tra l'altro era un bel pugile all'inizio, adesso è diventato solo un corridore. E adesso scappa, ma è un buon pugile. Sì, beh certo, ma anche per scappare bisogna essere bravi. Però un po' troppo rinunciatario. Io ho visto degli incontri veramente noiosi. Ecco, ultimamente. In televisione ho visto qualcuno noioso. Tra le cose che sono accadute nel 1991, che ci riguardano magari un po' di vicino, da vicino c'è stata la visita in Italia di Mike Tyson. In aprile Mike Tyson e Don King sono venuti in Italia, ci sono venuti a trovare, ecco, quindi noi vogliamo offrire un ricordo di questa visita di Mike Tyson, che ha trovato conferma qui in Italia della sua enorme popolarità.
Insomma, è stato un episodio importante per noi. Simpatico. È venuto ai nostri studi. Insomma, d'altra parte, sono i vantaggi che si acquisiscono quando si conoscono i campioni prima che diventino prima campioni. Che diventino tanti. Questo io l'ho verificato in tante altre situazioni, anche nel tennis, è sempre molto importante.